Chiuso però il varco, il difensore centrale del Forlì. Calcio d'angolo quindi per il Napoli, il cross e il colpo di testa, lasciato praticamente in solitudine Liguori. Risultato con Liguori. Sorano, palla in direzione di buona volontà, il cross per Pagliuca, di testa Pagliuca! Pagliuca! E sigla il 2-0 del Napoli, settimo minuto del primo tempo, e Pagliuca sigla il gol del 2-0 di Mambella, poi a servire il centrale di centrocampo, a sua volta verticalizzazione per il numero 11, poi Messina con il sinistro, la palla resta lì e mette fuori la retro. Si è fatto sorprendere la ganga, intanto qui attenzione, occasione per il Forlì, addirittura la conclusione con la punta, la stessa diciamo di Pagliuca. Secondo tempo fra Napoli e Forlì, intanto subito la conclusione del, vedremo, di Pelliccia, dovrebbe essere lui l'autore del gol, infatti lo è Pelliccia al primo minuto. Velotti questa volta ad effettuare il corner, mischia in area di rigore, vediamo se sfrutterà la sua altezza Mambella, e poi il colpo di testa di Pizza a sancire il 4-0. Parte adesso il Napoli con Del Prete, allarga il gioco in direzione di Pelliccia che può sfruttare la propria velocità in area di rigore. Pelliccia, 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 il destro di Pelliccia, 5-0, e Pelliccia sigla la sua doppietta personale. E il suo terzo gol nella manifestazione. Pelliccia qui con personalità va via, ancora Pelliccia può siglare la tripletta. Pelliccia in area di rigore, Pelliccia, 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 il dribbling, la palla resta lì, perde le tracce della sfera, poi attenzione Messina! Messina! Quando siamo agli sgoccioli del secondo tempo e finalmente si sblocca il fuoriclasse del Napoli, ovvero Messina che sigla il gol del 6-0 e si porta di fatto il Napoli in testa alla classifica per differenza reti, addirittura ad esultare.